Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è stato uno scontro sul PNRR? Mi pare che ci sia uno scontro, però il governo scrive nel Nader che all'ordine dell'anno spenderemo 21 miliardi del 29,4 che avevamo. Quelle parole non dovevano essere rese note. Giorgia Meloni è furiosa con i parlamentari del suo partito. La critica che la Presidente aveva fatto mercoledì a Draghi doveva rimanere nella sala dell'esecutivo di Fratelli d'Italia di mercoledì. Ma i suoi vanno a briglia sciolta. Draghi dice che non ci sono ritardi sul PNRR. Questo lo dice Draghi. E gli alleati, mentre la leader di Fratelli d'Italia getta acqua sul fuoco, rilanciano. Qualche ritardo c'è. È da Bruxelles che arrivano altre tegole sulla testa della Premier in pectore. Per la Commissione europea il PNRR sta procedendo secondo quanto previsto, mentre l'agenzia di rating Fitch ha promosso l'operato del governo Draghi, mettendo in guardia contro la rinegoziazione del PNRR che il centrodestra vorrebbe. È giusto avere una flessibilità senza stravolgere il progetto. Rosetto Pozzo, la 7, l'area che tira, una battuta sulla squadra dei ministri. Quando inizierete a fare i nomi però dei ministri, a parlare dei nomi? Non c'è stato il Parlamento. La partita del governo si ingarbuglia anche perché non è stato sciolto il nodo Salvini-Viminale. È la nostra Presidente che decide, lei ha i nomi, lei ha le proposte e noi ci siamo affidati a lei visto che lei ha vinto le elezioni e ha il diritto di farlo. E nel pomeriggio la leader di Fratelli d'Italia avrebbe avuto una interlocuzione con il Presidente Mattarella, massimo riserbo sui contenuti della telefonata, mentre in serata Giorgia Meloni ribadisce la necessità di un governo di alto profilo per tornare, scrive, a pensare in grande. Con i vostri alleati c'è un'interlocuzione, ci saranno degli incontri, dei tavoli, cosa succederà? No, tavoli non ce ne sono, l'unico tavolo è quello che fa capo a Giorgia Meloni, la quale si consulta quotidianamente con gli alleati, penso che basti, avanzi.